25. Cinquantatré. Scienza! La scienza! C'è Giorgio, dove sei? Dove sei? Ma che scienza? Marco! C'è Giorgio! Un momento! Ciccio! Ciccio, che gioia non vedete! Chiedo troppo! Chiedo troppo! Prego, chiedo! Cosa state facendo? Com'è che stiamo facendo? Ci stiamo salutando! Mi state salutando! Ma noi qui dobbiamo lavorare! Ma perché noi che stiamo scherzando? Anche noi dobbiamo lavorare! Lei cosa deve fare? Lavorare? Non c'è posto completo, c'è il bambino per lavorare. Ma il bambino se ne va a casa. No, il bambino sta con la mano. No, lei sta con la mano. Cortesia. Scusi il ritardo, ci accompagna ai camerini. Ci accompagna ai camerini. E discutiamo anche. I camerini. Ma lei non sa chi sono io. Ma perché chi è lei? No, lei non sa chi sono io. E se lei non me lo dice io non lo so. Ma non sa chi sono io. Ma lui lo sa chi sono io. Non lo sa. Lui lo sa. Ma neanche io lo so. Ma se lei non ce lo dice, noi non lo sappiamo. Ah, sì. Ce lo dica, lo devo dire io. Ce lo dica, chi è? Allora. Io qui. Registro. Glielo dica. Registro. Regista. Romolo Siena. Ma che Siena? Che Siena? Ti sei rassicchiato. Sei Siena. Sembri mai io sono. No, io sono Ponzi Ponzi. Ah, Paraponzi Ponzi Ponzi. Paraponzi Ponzi Ponzi. La prego. Io sono Poggi Bonzi, il dottor Poggi Bonzi. Ah, il dottor. Senta, lei non mi convince, sa. Lei non ci convince. Lei con questa risata sarcastica. Sarcastica. Come se non sapesse chi siamo noi. Io non so chi sia. No, ha detto che è il dottore Bonzi. Non mi interessa. Io sono il dottor Poggi Bonzi. Come sono il dottor Poggi Bonzi? Non mi interessa, va bene. Ma non interessa. Lei sa chi siamo noi? No. Stia fermo. Non si muova! No! Se ne pentirà, Se ne pentirà! E stimoli tutti qui! Sì. Ci guardi! Ci guardi! Parabè! Soprassediamo! Eccoci! Ha visto? Ha capito chi siamo? No! Come no? Siamo Frank e Ciccio! Cicci Fri? Siamo Frank e Ciccio! Cicci Frank! Cicci Frank! No, no, no! Meglio conosciuti! Come? Franchi Frigge e Cicci Frascati? Cicci Frascati! Cianci Frigge e Cicci Frascati! Cianci Frigge e Cicci Frascati! Signor Cicci! Cianci Frigge! Stia calmo! Io sono Franci! Sono Franco! Dico, io devo fare l'estrazione col bambino! Ho capito! È dentista! Deve estrarre un dente al bambino! E gli avevo messo la benda per non fargli sentire il dolore. Ma io le posso fare a lei questo appunto che con la benda il bambino il dolore lo senta lo stesso. Vabbè, e non è da lei. Io le chiedo una cortesia. Lei ma mancava poco. Mancava solo una piccola ruota. Ho capito. A lei le manca una rotella. È pazzo! Lei si deve curare! Stai attento per il bambino! Lei è pazzo! Se ne va dal manicomio! Basta! Estrazione è sospesa! Vai dal manicomio! Sì, vado al manicomio! Al manicomio! A lei le mandano 24 rotelle! Al manicomio! Allora, zitto! Zitto! Mamma! Zitto! Bambino! Bendato! Dentista! Oggi Bonzi! Tutto sarcastico. Parabanza bozza. E per forza. Dimmi una cosa. Ma tu hai avvertito la televisione del nostro arrivo? Ma certo che l'ho avvertita. Hai mandato l'espresso? Ma certo che l'ho mandato. Sei sicuro? Sicurissimo, ho mandato l'espresso. 4 cappuccini, 2 brioche, una camomilla e un tè. E l'imbecille che sei!
Ma perché? E se ne possiamo andare a casa. E lo spettacolo? Non si può fare. Come non si può fare? Non si può e fare. E la gente che dirà? Non si fa più lo spettacolo. La gente dirà che sei un imbecille. Ecco cosa dirà. L'espresso, il cappuccino. Che cappuccino? L'espresso, lettera raccomandata, espresso col francobollo. E che ne sappiamo? Come fai questo spettacolo? Guarda. Guarda come squallida. E allora? Senza cameraman, senza luci, senza costumi, ballerini, orchestra. Dove sono? Questo spettacolo si potrebbe fare? Sì. Se ci fosse qualcuno che ci aiutasse. Ciao amici, che succede? Fata Fatuzza. Fatuzza nostra, sì. La mia nevata, bellissima. Senti, dille se ci può aiutare ancora per una volta. Ci può aiutare ancora una volta? Basta la parola fatata. Cominciamo! No, no. Non si può. Perché? Perché manca la sciogher. La sciogher? Ah, ci penso io! Se hai della roba sporca, dalla me, la porto a casa e poi la metto al sole. E perché? Per far la sciogher. Non la sciogher! La sciogher! Sai cos'è la sciogher? Non lo so. Ecco, te lo spiego. Sciogher! Sciogher! Parola inglese di origine tedesca. Sciogher! Ger, show,
show con la girl che formano show girl. Hai capito? No, lo immaginavo. La show girl è la prima donna, la prima attrice. Ci penso io, ho capito tutto, la soubrette. La chiamo io con la parola magica, ci penso io. Te la ricordi? Certo che me la ricordo. Dunque la... Cessate il fuoco! Riposo! Caro signor La Marmor, caro Franco, la parola magica non è ta-ta-ta-ta, per forza che non il bersagliere! Qual è la parola magica? Te la dico io, e mettetela bene in mente, in mente. Oh, babbalumba! Ciao. Ora che siamo completi, ciao, possiamo continuare. Ciao. Continuare. Ciao. Per favore, si può avere una candela? Eccola. Senti, no, basta. Vogliamo andare avanti. E come? Con le coppie famose. Ah, già. Francisco? Sì, mia regina. Vamos a introdur el signor Colombo Cristoforo de Sena. Vi ringrazio, regina, di avermi dato udienza. Cristoforo Colombo de Sena? Per servirvi. Signor, tiene una documentación. Una che? Una tessera del riconoscimento. Ma certo, ho la patente. Manca il bollido, eh? Manca il bollido. Mettere il bollido. Per il 77. 77, usted. Il 76, tutto bollito. Signor, la incantata regina de Spagna, che ha attentamente esaminato la vostra richiesta, mi ha incaricato di darvi il risponso come ciambellano de corte. Pendo dalle vostre labbra, ciambellon. Signor, la vostra richiesta è stata accolta. Vi ringrazio, mia regina, e anche voi, mio ciambellino. Attenzione, primiera menta. Seconda arancia, terza fragola. Scusate, ciambellon, ma che cosa sono? La vostra richiesta, no? Le tre caramelle. Ma no, piccione equivoco! Io avevo chiesto tre caravelle! Caravelle, non caramelle! Caravelle! Trap
Macelle e tempeste Robinson nell'isola deserta naufragò. Per tanti anni solo visse lì finché arrivò il selvaggio Venerdì. Oggi, 15 luglio 1764, ho trovato una impronta di piede sulla spiaggia. Seguo quell'orma e finalmente vedo un essere umano. Un buon selvaggio che battezzerò Venerdì. Non nel senso venerdì di ieri, nel senso di venerdì, insomma, venerdì. Niente paura, buon selvaggio. Robinson, tuo amico. Il buon Venerdì ha preso la mia mano, ha capito il mio gesto amichevole. Sparge dell'olio d'oliva sulla mia mano destra. Mi è chiaro il suo messaggio. Olivo vuol dire pace. Ora sparge del sale. Egli col sale vuole simboleggiare l'intelligenza, riconoscendo così la superiorità mentale dell'uomo bianco. Si è mangiato la mia mano con dita. Mezzo dado, mezzo nido, una e mezza mela, tutto questo fa Daniela, Daniela, Daniela. Un po'.
Avevo un appuntamento con il mio amico Franco a Pasqua. Siamo a Natale e ancora non si vede. Secondo me è in ritardo. Ah, eccolo che arriva. Scusa, dimenticavo che sei mancino. Che c'è? Che c'è? Una disgrazia. Ti è successo qualcosa? Piangi. Oddio. Giusto oggi, che festa. Stai calmo, stai calmo. Ricordati che la calma è la virtù dei forti. Guarda me. Dai, dai, dai. Raccontami, che è successo? Che è successo? Sì, una disgrazia, ho capito. Delucidami. Ecco, delucidami. Delucidami. Dunque. No, 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 dico delucidami. Ma delucidami con la parola, parla, esprimiti. Non puoi parlare. Sei talmente emozionato che ti manca la parola, è vero? E allora esprimiti a gesti, che io capisco, eh? Sì, vediamo cosa è successo. Tra, dunque, bambino, che fa il bambino? Che è seduto, dove? Su un banco, grembiule, banco, bambino che scrive banco, scuola, campana, ricreazione, no, chiude il tavolo, no, chiude la pagella, no, non chiude la... Chiude la penna, scrive, lettera, no, bambina incinta, che dici, che fai? No, fai così, scusami, che sì, chiude la banco, più chiude, la cartella, va bene, cartella che scavatrice, che animale, sì, animale peloso, ho capito, animale peloso, cartello con animale peloso, che scava, un animale che scava, cos'è, un coccodrillo no, perché lo scava, no, è un elefante nemmeno, talpa, animale talpa, sì, cartella talpa, no, non talpa, è tasso, tasso, sì, tasso al contrario, tassone, tassametro, che tassa femmina, tassa, mi fa imbrogliare, tassa, sì, cosa, cartella, ti è arrivata la cartella delle tasse, scusami, va bene. Ecco la faccia dell'italiano quando arriva la cartella delle tasse. Ma purtroppo arriva a tutti, non ti preoccupare, non c'è bisogno di piangere, è per la cartella delle tasse. Qua, che cifra ti è arrivata? Quanto? Che? Cantante. Uno che canta. La cifra, uno che canta con i capelli. Una cantante del passato, cioè anziana vuoi dire? Ho capito, sì, che cantante? Anziana, Triolescano. No. Chi? Una cantante anziana. Cinguetti. No. Carrà. Mina. Bando Osiris. Ancora più vecchia. Messalina. No, non cantava Messalina, scusami. Contro di Messalina. Nerone non c'entra. Più giovane. Cantante anziana. Dunque, Milli, dunque ti hanno tassato Milli, 1.000 lire, 2.000, quanto? Vorresti ucciderle tutti? No, non è per te. Milli, animale, sì, orso bruno, orso mando, feroce, animale feroce, leone, Milli. Milli leone. Sì? Mezzo leone. Milli mezzo leone.
Millì, 1.500.000, no, millì. Ma io non ti capisco, ma esprimiti meglio, scusami. Sì, ho capito, mezzo leone, ti hanno tassato mezzo milione. No, ma Millì che c'entra, Millì? Millì e mezzo leone, mezzo milione, milione. Allora, un milione, no, che? Te ne vai? Che fai? 5 milioni. Ti hanno tassato 5 milioni. Scusami, 5 milioni, capisco, sono un po' troppo. E piange, ti capisco, 5 milioni. Pensa che c'è gente che è tassato un miliardo e non piange? Ma senti, perché 5 milioni? Mi sembrano un po' troppi, sai. Perché? Che è successo? Che? Senti un po', io ti accappo sempre, ti capisco. Io ti ho chiesto perché ti ero tassato 5 milioni. C'è una sovrattassa per caso, no? Tamburo, sì. Tamburo che balla. Ballerina negra, ballerina negra. Tam tam, tam tam. Orologio, no. Mano. Ballerina con mano, senza mano, mutilata, non è mutilata. Che cos'è qui? Pelle, ballerina pelle. Sì, pelle che luce, ballerina luce, Angela Luce, non è quella attrice poi. Sì, ballerina buia, ballerina buia, oscuro, pelle scura, negra, mulatta, ballerina mulatta, mora. Hai pagato l'amore, hai pagato l'amore, incosciente, adesso capisco perché, 5 milioni. E perché hai pagato l'amore, perché? Che è successo? Non ti tirava in tempo la cartella, il postino ha ritardato, non nemmeno. Che? Si è andato in un concerto? No, concerto, violino, accordo violino, sì. Violino, sì, scordato, che è scordato? No, dico violino, scordato, ti sei scordato di pagare, adesso sì che è tutto caro. Veramente non dovresti piangere, perché non si scordano a pagare le tasse, lo sai questo, io li pago puntualmente, ecco perché ho certe amicizie, io capisci, certe amicizie, ti scordi a pagare le tasse, l'amore, là tu, che è morta l'amore, quant'è, non si sa, no, quant'è, non si sa, 5 milioni è tutto, no? Ah, la cartella, hai la cartella, senti, io non ti prometto niente, ma vediamo se posso concordare magari con 4 milioni, 3, dunque, sì, ah! 4 milioni di moro, dico io, 1 milione di tasse e 4 milioni di mora perché ti sei scordato. Incosciente! Fatti un segretario, una segretaria che ti ricorda queste cose. Sì, sovrattassa, complementare, figurati. Sì, è del 73, 2 anni di ritardo, figurati, 2 anni, sì. Intestata a Ingrassia Francesco, detto C. Cicciuzzo, che ti senti male? Non ti emozionare, che ti manca la parola? Sì, tu, non ti preoccupare, la calma è la virtù dei forti. Scusami se mi sono dimenticato a pagare la tua cartella, anzi te la dovevo portare, sono 2 anni che ce l'ho in tasca. Ciccio, Cicciuzzo, non ti preoccupare, stai calmo, calmo. Thank you.
piove e vaghi per la città, senza nessun pensiero, e l'acqua nelle scarpe t'entra già. Cosa vorresti dire? Cosa vorresti far? Se senti già le suole farci già. Che ci vuoi fare se nel taschino frugo e rifrugo gnor, sì, non puoi trovare il becco d'un quattrin. Quel che possiedi tu io è la fame, ma si sa che quella la vorresti regalar. Non disperar, perché la vita non è finita se si spera nel domani. Non disperar, lo sai che il mondo in fondo è pur gioconde, onde le nubi passerà. Le gocce cadono, ma che far? Se ci bagniamo un po', domani il sole ci potrà asciugar. Non si rovina il frac, le scarpe fan cicciac. Seguiamo la strada del destino. La pioggia cade, pioggia giù, cade giù, che dolce, che sensazione, dolce sensazione, passeggiare cantando un'allegra canzone. Le nubi nel ciel nascondono il sole, ma il sole io sento qui dentro nel cuore. Non aspetto il domani, non aspetto il sereno, così sono felice e non cerco di più. Quest'oggi il mio cuore ha trovato l'amore e canto con l'acqua che vien giù. Se piove vaghi per la città, sotto l'ombrellino, senza nessun pensiero, e l'acqua nelle scarpe t'entra già. Cosa vorresti dir? Cosa vorresti far? Se senti già le suole farci già. Le gocce cadono, ma che far? Se ci bagniamo un po', domani il sole ci potrà asciugar. Non si rovina il frac, le scarpe fan cicciac. Seguiamo la strada del destino. Seguiamo la strada, seguiamo la strada, seguiamo la strada, seguiamo la strada, seguiamo la strada del destino. Frugando con attenzione nella nostra polverosa ma fornitissima Cineteca TV, abbiamo trovato un brano interessantissimo che segna un'importante svolta nella carriera dei due comici. Infatti, Franchi e Ingrassia vi mostrano in embrione una chiave umoristica basata sulla mimica che in seguito, ampliata e riveduta, permetterà loro di realizzare la scenetta ripetitiva in cui Franco Franchi, emozionato e senza parole, si spiega solo a gesti. Ecco per C'era una volta Franchi e Ingrassia, un brano che si svolge in un commissariato di pulizia. Condizionale,
senza cassazione, senza intervento, senza amnistie varie. Li voglio vedere calmo, tutti in galera. Stia calmo! Perché secondo lei io sono nervoso. Beh, un po' agitato. Perché si vede che sono agitato. Sì. E allora mi fermo. Stia calmo, stia calmo. Mi dica. No, no, mi dica lei. Cosa le dico? Ma scusi, ma lei è entrato qui dicendo tutti in galera all'arresto! Ah, ah già! Ma scusa, sono distratto. Lei è il capo della polizia. Beh, il capo no, ma... Suona il pianoforte. Ma che pianoforte, dico? Allora, chi comanda qui? Sono di turno, sono di turno. E io sono di Palermo. Sono di turno, qui comando io, Desidio. Ah, comanda lei. Lei mi deve scusare, io sono molto distratto. Oh. Veda, sono combinato così, per dirle la verità. Io non... Ecco... Di che cosa dobbiamo parlare? Qualche tragedia, immagino. Ah, sì, la tragedia! Ecco, io sono vittima di una tragedia che, a confronto, l'Otello e Desdemona diventano Franca e Ingrassia. Guardi, veramente. No! Una tragedia gravissima. No! Sì, sì! No! Sì! Dico no! Sì, sì! Per me, tre, una, due, tre, sì! Senta, lei per caso è venuto qui per sfottere? No. Vogliamo andare al fatto, per cortesia, che devo andare via? Quale fatto? Ah, bisogna mobilitare subito la squadra mobile e anche quella immobile. Ah, ecco. Finalmente. Ecco. Nome e cognome? Della squadra mobile. Ma che squadra mobile? Nome e cognome suo, suo. Ah. Lei come si chiama? Io come mi chiamo? Come mi chiamo? Lei come si chiama? Sì, come mi chiamo? Come mi chiamo io? Ma che ne so? Dovrebbe sapere lei, no? E io me ne sono dimenticato, come mi chiamo? Amnesia? No, quella è mia cognata. Come mi chiamo? Gli altri come la chiamano? Gli altri come mi chiamano? Come la chiamano? E invece faccia pensare. Gli altri come mi chiamano? Mi chiamano... Ah, mi chiamano Mimi, ma il mio nome è Luciani. Mimi Luciani, Domenico Luciani, così mi chiamo. E allora, Mimi Luciani. Luciani, Domenico Luciani. Va bene. Ecco. Dunque, signor Gelida Manina. Beh, ma quale Gelida Manina? Mimì Luciani. Mimì Luciani. Ecco. Mi racconti. Ecco, lei rappresenta Piazza Venezia? Sì. Io mi trovavo a Piazza del Popolo. E che c'entra Piazza Venezia? Io l'ho detto per non confonderla. Ah, grazie. Ero con la mia macchina. Sì. E ho parcheggiato a Piazza Colonna. Ma non era a Piazza del Popolo? Sì, ma siccome non c'era il posteggio me ne sono andato a Piazza Colonna. E lei mi deve capire, lei che posteggia subito. Va bene, senta, la targa della sua macchina qual è? Boh. Come boh? La targa della sua macchina com'è? Boh. Ma che boh, è sua la macchina sì o no? Sì, è mia. E beh, che targa ha? Boh, Bologna, Bologna, Bologna. Numero? Uno. Uno, poi? Basta. Come è un modello anzianotto. Va bene, numero. Continui. Ecco, allora sono sceso dalla macchina, sì. e sono entrato dentro il bar. Lì ho salutato un tizio, sì. Mancuso, lo conosci? No. Neanch'io, perché ogni volta che lo saluto non mi risponde. Ma continui, per cortesia. Ho preso il caffè, sì. Sono uscito, e lì è scoppiata la tragedia. Quando lei usciva dal bar, la tragedia. Un colpo al cuore. Un colpo al cuore? Un colpo al cuore. Lei parla di omicidio, vero? Peggio, peggio! Peggio! Stia calmo, stia calmo! Stia calmo, pronto? Squadra omicidi! Sì, è un caso peggio di un omicidio, abbiamo detto, eh? Peggio, peggio! Tenetevi pronti, cos'era? Un massacro! Peggio, peggio! Un eccidio! Ma quale eccidio, peggio! Cos'è successo? Vuole che glielo dica? Sì? Signor commissario! Si sbrighi! Tenetevi pronti, eh? Mi hanno rubato, eh? La frizione! Hanno rubato la frizione! Un colpo al cuore pure a lei! Che frizione? La frizione della macchina! Quella che sta vicino al freno. Me l'hanno rubata. Assassine, le voglio vedere tutte in galera, le voglio vedere. Tutte in galera. Che c'è? La frizione. La frizione. E non solo la frizione, ma anche... Lei ne capisci? Anche che? Anche che? Anche... Una quaglia. Ma quale quaglia? Un pappagallo. Ma quale pappagallo? Ma che dice il pappagallo? Un'aquila! Ma quale aquila? E cos'è sta a fare qui? Il volante! Il volante! Veda,
scusi, lei per dire il volante fa così. Ma io non lo dico, io lo gestisco. Sì, nel gergo gesticolatorio, questo gesto significa volante. Vado avanti. Vado avanti. E questo è niente. E questo è niente. C'è. Ma hanno rubato pure. Cos'è? Ha capito? No. A me mi hanno rubato. Un vigile urbano. Ma quale vigile urbano? Ma che gesticolo, arabo? Non cosa mi capisci? Significa questo fatto, cosa vuole dire? I tergicristalli, i tergicristalli. Ma lei non capisce. E questo è niente. Quindi, se bene ho capito, sì, le hanno rubato la frizione, la frizione, il volante e i tergicristalli. E il terno. Che? Il terno. Il terno? Sì. Cos'è il terno? Ma come, non sa che cos'è il terno? Lei gioca all'otto. Sì. E se gioca 23, 39, 41, che cosa ha giocato? Un terno. Se lei lo stesso terno lo gioca per Bari, Messina, Palermo, Torino, Napoli, come l'ha giocato? Per tutte le ruote. E tutte le ruote si sono portate, tutte le ruote! Ruote! Ruote, tutte quattro! E per fare la cinquina, pure quella di scorta! Pure quella di scorta! Tutta! Signor Boheme... Quale Boheme è traviato? Signor Mimì. Sì. Vogliamo... Vogliamo stare calmi! Io sono calmo. Lei si è presentato qui? Sì. Alla centrale di polizia? Sì, siamo d'accordo, mi hanno rubato la frizione, il volante, tutta la macchina. E vedi cosa mi hanno lasciato? Questa. Cos'è? La contravenzione. Me l'hanno lasciata questa. Lei è venuto qui per raccontarmi che le hanno rubato tutta la macchina intera, è vero? Tutta la macchina intera. Ma lo sai che qui noi ci occupiamo di omicidi, di rapine, di estorsioni, di trafficanti di droga, lo sa lei questo? E mi viene a importunare per un furtarello di macchina. Ma come, la macchina è mia, lei lo deve capire. Mi scusi, noi ci interessiamo, va bene, ma cosa può essere una macchina? Cos'è oggi il furto di una macchina? Una sciocchezza? Una inezia? Niente, avanti! Che chi è? Chi è? Mi scusi, dottore, lei ha parcheggiato la macchina qui sotto il portone? Sì, perché? Gliel'hanno rubata. Ecco, hai visto? Mi hanno rubato la macchina, eppure io sono tranquillo. Lo so, io non mi lamento. Va bene, sì. Non grido. Cosa? Hanno rubato la macchina del commissario. Hanno rubato la macchina, disgraziato. Presto. Ha capito lei? Che? Mi hanno rubato la macchina. Sì. Perché a me che mi hanno rubato il cappello, la macchina mi hanno rubato. Chiami la polizia. E alla polizia, a lei. Ah, già, la polizia. Presto, chiamiamo. Presto! Pronto? 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 Sì, a tutte le gazzelle! Sì! A tutte le pantere! Due coccodrilli e un elefante! Presto! Spiegatemi! Arrestate la polizia! Arrestate la polizia! Arrestatela! La mia macchina, capisce? È la mia! Le mie 500! È la mia 600! Oggi è il compleanno di mio figlio e io devo andare a casa, come ci vado? Non si preoccupi, ci penso io, le darò un passaggio. Monte, amore! Cara, io parto per non tornare mai più. Me ne vado. E quando torni? Te l'ho già detto, mai più. Come mai più? Che scherzi sono questi? Non mi fare svenire. Parla, che c'è? Che c'è che non va? Ti prego, ascoltami. Tra noi tutto è finito. Come tutto è finito? Sì. Ma che dici, scioccone? Sei crudele. Come puoi aver dimenticato tutto quello che c'è stato tra di noi? Ti ricordi il nostro viaggio di nozze? Firenze, Venezia sulla gondola, io stretta tra le tue braccia, ti ricordi? Sì, sì, ricordo, ricordo. Perché? Ed è per questo che me ne vado. No, io voglio una spiegazione. E va bene,
Sarò franco. Non puoi. Perché? Perché sei ciccio. Sì, sono ciccio, ma sarò franco. Mi piaci più come ciccio. E va bene, parlerò come ciccio. Io non so quando ti ho sposato. Forse ero cieco, sì, ero cieco. Cecoslovacco. No, cieco. Cieco dagli occhi, capisci? Sì. Ma grazie al mio nuovo oculista posso vedere finalmente quanto sei brutta. Come ti permetti? Scusami, cara, non volevo dire brutta. Meno male. Volevo dire bruttissima. Vigliacco! Merluzzo! A me merluzzo! E così sei un merluzzo! Sarda! Scorfano! Me ne vado con un'altra donna, addio! E vattene! Non fermati! Dove vai? Te l'ho detto, con un'altra donna. Più bella di me. Capirai. Più sensuale. Non mi fare ridere, o l'ulcera. Più secca. Oh, ti prego. La vorrei proprio conoscere. È quello che sto facendo. Ah, sì? Maria? Me lo potevi dire, che ti piacevano le bionde. Mi sarei ossigenato. Riassunto della puntata precedente. Qui continua l'avventura dell'eroe senza paura, il famoso Sandogat, grande capo dei pirati. Con l'amico portoghese catturò una olandese, la bellissima Marianne, detta Perla di Labuan. Ma il pirata innamorato è rimasto, ahimè, fregato. Lei, baciando Sandogat, lo ha tradito ed è scappato. Sandogat e i suoi tigrotti hanno lasciato gli isolotti e col fido suo Yanez il nemico farà a pezzi. Sandogat! Sandogat! Coraggio che roba da mat, ha un coraggio che roba da mat, ma che roba da mat. Tigrotti, tigrotti di Montpracen! Sandogat! Pronti a salpare, ognuno ai propri posti, la Perla di Labuan mi aspetta! Al fuoco! Sandogat! Sandogat! Lavoriamo al fuoco! Presto, chiamate i pompieri! Chiamate! Salvate le donne e i bambini! Non ce n'è! Salvate i vecchi! Non ce n'è! Salvate la nave, salvate me, salvate Iane! Iane! Dove Iane? Presto, salvate mio fratello! Perché? Stai fermo! C'è l'incendio! Ma poi incendio di quei... State fermi! Ma dico io, ma nemmeno si può fumare una sigaretta in pace! Ma allora eri tu che fumavi! Ma dico io, lo sai cosa sei? Sei uno stromboli, ecco cosa sei! Presto, bisogna salpare! Bene, salpiamo. Vado a prendere l'asta. Tutti sì, così facciamo il salto con l'asta. Ma no, cosa hai capito? Vado a prendere l'asta per innalzare la tua bandiera là sul pennone! Non ti preoccupare, ci penso io. Tu dai ordini all'equipaggio. Bene. S'il vous plaît, attention! Il vice comandante Janeggi all'equipaggio! Mollate gli ormeggi! Mollate gli ormeggi! Mollate il papavico! Mollare il papavico! Mollate la gabbia! Mollare la gabbia! Mollate la scotta! Mollate il papavico! Mollate la banda! Mollate tutto! Mollate la cima! Mollate tutto! Detto tutto! Aiuto! Aiuto! Tutto! Fermi da questa parte! Da questa parte! Accendete la luce! Accendete la luce! Ma dico io, che schifo di ordini dai! Mollate Mamazza, mollate la randa, mollate il pappafico! Il pappafico! Il pappafico! Chi si è permesso di farsi le mutande col mio pappafico? Lui! Io no! Sei stato tu! No!
lui. Sei sicuro? Sicurissimo. Io dico che sei stato tu. Ce l'ha? Un'altra volta non lo fare più. Ed ora prepararsi a salpare. Il mio cuore è impaziente di rivedere la perla di Labuan. Onore alla tigre della Malesia, che ha affondato 300 fregozzi. Ha ucciso due tigri e uno struzzo. Ah, faccio rubazza. Ah, vengo per te. Ah, come mi pensa sta capo in in. Come mi pensa sta capo in in. Ai, chiede. Ai, chiede. Ah, capo mi pensa a me. Un, due. Sandoga. Vedi, Teresa, il sole sta tramontando, ma l'amor mio non muore. Ah, signorina, signorina mia, ma voi non potete amare un uomo come quello. Voi siete una principessa, voi avete il sangue blu nelle vene, e quello è un pirata, è un poco di buono, eppure un poco fedente. Teresa, ma il cuore non si comanda, e io non posso dimenticare quei suoi occhi profondi, quel suo volto aperto, sincero. Teresa, io lo amo. E allora scusate, perché ve ne siete scappata se l'amate? Gli avete fatto quello scherzo? L'avete lasciato là con gli occhi chiusi? E quel poverino starà ancora aspettando con la bocca così. Tu non puoi ammettere, Teresa, che la perla di Labuan possa amare un pirata. Tu non puoi capire. Ma come, signore, io non vi capisco. Io alla vostra età, non per dire, ero bella e mi chiamavano la Rosa di Portici. E mi fidanzai con compagnia lo scartellato. Meno male che tutto finì bene. L'hai sposato? No, l'ho ammazzato. Ecco perché poi emigrai in Malesia. Madonna Marianna? Buonasera, capitano Shakespeare. Vengo a darvi il mio saluto. Oh, aspricimenti mi aspettano. Si scatenino pure tutti i venti fino a svegliar la morte e si sollevi il barco flagellato su montagne di mare alte quanto l'Olimpo e ripiombi giù di quanto è giù dalle stelle l'inferno. Ma il pensier di voi mi sarà di aiuto e di guida, di sbergo e di guidardone. Ma come parlate bene, non ci capite manca una parola. Quel ranocchio che osò porvi in ceppi, infilzerò sulla punta del mio ferro e il suo capo sanguinante getterò ai vostri piedi. Addio. Arrivederci, capitano. Statevi bene. Teresa, hai sentito? Il mio dolce amore corre un pericolo mortale. Dobbiamo fare qualche cosa. Vogliamo fare uno scongiuro? Uocchia, maruocchia, furtici la luocchia. No, no, dobbiamo avvertirlo, metterlo in guardia. Vai a prendere un piccione viaggiatore, io intanto preparerò un biglietto. Oh, Sandogat, Sandogat, il piccione ti salverà. Ecco arrosto il piccione che hai ammazzato mezz'ora fa. Come hai fatto? Poveraccio, sembrava proprio che volesse essere ammazzato da me. Prima incominciò a girare intorno alla nave, poi incominciò a girare sulla mia testa, sempre intorno, finché a un certo punto, zac, e l'ho ammazzato. Eppure qualcuno si è fregato la mia sigaretta. Qualcuno, Devi smettere di fumare. Vuoi l'ala o la mezzala? Preferisco il centrocampista. Il centrocampista. A proposito, il cuoco mi ha detto che legato a una zampetta questo piccione aveva un biglietto. E dov'è il suddetto biglietto? Sul petto. Dammelo. Tigre. Tigre! Che c'è? Non posso leggere. Brutte notizie? No, non posso leggere. Per il dolore? No, non posso leggere perché non so leggere. Scusami. Che c'è scritto? Andronike! Dimmi, Sandogat! Leggi questo biglietto! Subito! A voce alta, Subito.
virgola, due punti, punto. E beh, non so leggere. Shakespeare, aspettiamo il vostro segnale. Attaccare o non attaccare? Questo è il problema. È più nobile tollerare le percosse e gli strali di una sorte oltraggiosa o prendere armi contro un mare di guai e contrastandoli por fine ad essi? Questo è un epilogo da bramarsi devotamente. Ma poiché siamo in pochi, sarà meglio non attaccare. E allora come agiremo, capitano Jordan Shakespeare? Astuzia. Orazio Astuzia. Io non mi chiamo Orazio. Il mio nome è Calimero. Calimero, oh profetica anima mia, voi arcangeli del cielo. Calimero, sì, scusa, hai ragione. Ma per quanto strano e bizzarro ti paia il mio comportamento e il mio amore fantasioso, noi agiremo d'astuzia. E al momento giusto colpiremo da qui al mare. Ma insomma, si può sapere perché qui non si salta? Aspettiamo la marea. Qui non si aspetta nessuno. E poi quante volte vi devo dire che le donne a bordo non le voglio? L'alta marea, l'influenza della luna sul mare, la luna del tramonto, la luna arrossata. Non mi dire che non conosci la luna rossa. Certo che la conosco. A luna rossa te parle me. Dai! Me domanda s'aspetta. Ti prego, abbiamo cose più serie a cui pensare. Scusami. E piuttosto mettiamo a punto il nostro piano. Mettiamolo a punto. Senti, qui ci vuole un attacco di sorpresa. Come feci quando ero al comando delle truppe portoghesi in Angola. Solo che quella volta stavamo un po' male per un'epidemia. Ah, il mal d'Angola. No, no, eravamo tutti febbricitanti. Ma tuttavia l'esercito marciava per raggiungere la frontiera. Per far contro il nemico una barriera. Come fai a saperlo? Me lo disse mio padre, San Domicio. Caporetto? No, no, capo storto. C'aveva il torcicollo. Mio santo, che a volte pensi che tu non hai fiducia in me. Ce l'hai questa fiducia? Certo che ce l'ho. Vuoi combattere gli inglesi? Certo che voglio combattere gli inglesi. Vuoi liberare la Malesia da tutti gli oppressori? Certo che voglio liberare la Malesia. Vuoi liberare la perla di Labuan? La perla di Labuan è mia. Allora se tu mi ascolti, sì, un bel dì vedremo levarsi un fil di fumo. Zitto, zitto, arriva. Arriva! Chi arriva? Alla marea! Fate salire la marea! Presto! Fatela salire! Calate una scialuppa! Ora potrei farlo. Ora che egli sta fumando. E ora lo farò. Quando si fuma, l'anima è matura per il trapasso. Negri pensier, man pronta. Arma letal possente. Ora è stagione amica. 5, 4, 3, 2, 1. Ma qui sparano. Ma quelli sono inglesi. Tigre! Tigre, gli inglesi si attaccano dalla giungla, è un tranello! Tranello o non tranello, gli inglesi lo sbudello! Tigrotti, su sparate, se sono gatti amate! Tutti ai vostri posti di combattimento! Oh! Oh! Nessuno può colpire la tigre della Malesia! Io sono inattaccabile, irrestringibile, indeformabile! Sandoga, Sandoga.
Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Metta tutto sul mio conto, eh. Uè, come va? Anche quello del signore, eh. Auguri, grazie, grazie. Com'è andata la puntata, com'è andata, Che c'è? Che sono arrivati? Questa è una minima percentuale. Fammi sentire. Sì. Sbrigati. Bravi. Punto esclamativo. Trasmissione di ferro. Ah, e chi è firmato? Tito Stagno. Ah, Tito. Abbiamo tanto riso. È firmato? Cina Popolare. Cina Pop. Mi sono giocato mano su vostro successo. Firmato? Muzio Scevoli. Non vedo l'ora di abbracciarvi. Saranno le nostre mogli. No, King Kong. Senti, a proposito di mogli, vogliamo andare a casa che è tardi? No, a casa andremo più tardi. Adesso ho una sorpresina per te, vieni. Guarda che c'è qui, eh? Un rinfresco. Torte, champagne. E chi offre? Come chi offre? Offro io. No, la volta precedente hai offerto tu. No, Franco, scusa. Mi dispiace. Non solo che hai salvato una puntata. No. E ti permetti anche di offrirlo. No, guarda che giusto, se c'è uno che ha salvato tutto sei tu, Ciccio. Sei tu. Modesto. Nello sketch dell'emozionato, Ciccio. La tua faccia. Mia faccia. Ma come fai a mimare così bene quei personaggi? Sono stupidaggini, io ho una movenza così. Complimenti, bravo. Però devo dire che tu hai un'intelligenza particolare, perché vedi, tu intuisci subito, c'hai una sensibilità, capivi a volo quello che volevo dire. Sono orgoglioso di te, sono orgoglioso. Io ti ringrazio, però non è il caso di... Che c'è? Grande. No, quale grande? Stai oscurando tutto. Ma che oscurare tutto? Charlie Chaplin. Non esagerare, Ciccio. Complimenti. Se c'è uno che veramente fa piacere avere vicino, sei proprio tu. Ma guarda che io vicino a te sono un micro. Tu hai una recitazione particolare. Tu sei il più grande. Sei un portento. Ma i telegrammi parlano di te. No, i telegrammi parlano di te, Ciccio. No, parlano di te. Facci caso che parlano di te. Hollywood ti aspetta. Sì, Hollywood aspetta, però parlano di te. Perché tu sei bravo. Sei bravo. No, sei bravo tu. E non mi fare perdere la calma. Tu sei più bravo. Guarda che parlavo. E quando Ciccio, vedi che tu sei bravo di me. Ciccio, sei bravo. E dico io che sei bravo. Ci deve credere, bravo. Bravo, sei. Mille guai, basta pigliarla.